Questa mattina all'alba paura a Battipaglia per una rapina a mano armata al bar Mazzini. Da una prima ricostruzione dei fatti sembra che con una pistola in mano un delinquente con il volto coperto si sia introdotto all'interno del bar mentre i dipendenti aprivano il locale, intimando loro di consegnare i soldi della giornata passata. Attimi di tensione, i lavoratori hanno ceduto minacciati dall'uomo e gli hanno consegnato l'incasso di martedì che raggruppa il bar, il tabacchi e la ricevitoria, un bottino di oltre 30.000 euro. Sembra che poi, presi i soldi, il ladro sia fuggito, forse aiutato da alcuni complici. Sul posto sono prontamente giunti gli agenti del commissariato di Battipaglia che hanno ascoltato i lavoratori per cercare di identificare il malvivente. Sono in corso le indagini del caso. Purtroppo questa non è la prima volta che il bar subisce atti delinquenziali. Il titolare, infatti, mentre stava andando a depositare gli incassi, venne rapinato nei pressi di una banca.